Un saluto cari amici di Extreme Hardware, torniamo a parlare di schede madri. Questa volta parliamo di una soluzione pensata per Intel, una scheda madre che è in commercio ormai da qualche mese, la MSI MPG Z390 Gaming Edge AC. È una scheda madre appunto della famiglia MPG, quindi performance gaming. Accanto alla famiglia MPG abbiamo la famiglia MEG, che è la Enthusiast Gaming, e la MAG, che è la Arsenal Gaming. Questa scheda madre si trova online a circa 160-180 euro. È una scheda madre dotata di chipset appunto Z390, socket Intel 1151, pieno supporto processori Intel di nona ed ottava generazione. Abbiamo un supporto per le RAM fino a 4400 MHz in fase di overclock, e le caratteristiche peculiari di questa scheda madre sono sicuramente relative appunto all'overclock. Andiamo a vedere prima di tutto il back IO, quindi le connessioni che troviamo sul retro della scheda madre, e poi andiamo a descriverla un po' più nel dettaglio per quanto riguarda il layout. Sul retro dunque trova posto una porta PS2 per i vecchi mouse e tastiere, due porte USB 2.0, due porte USB 3.1 di tipo A di prima generazione, due porte USB 3.1 di seconda generazione, una di tipo A ed una di tipo C, una porta HDMI, una porta DisplayPort, i connettori per le antenne Wi-Fi sviluppata da Intel, porta LAN RJ45 sempre sviluppata da Intel, connettori dorati per quanto riguarda i jack audio, e questo è quello che concerne l'aspetto posteriore. Per quanto riguarda l'aspetto estetico di questa scheda madre, salta subito all'occhio LED-SYNC Extended, quindi di dimensioni un po' più generose per quanto riguarda il raffreddamento delle linee di alimentazione del processore, quindi un heatpipe di dimensioni un po' più grandi per garantire temperature nella norma e decenti anche in fase di overclock. Alimentazione della CPU garantita dagli 8 pin per quanto concerne appunto la fase di alimentazione, affiancata da ulteriori 4 pin per non farci mancare la corrente in fase di overclock. Non abbiamo luci RGB per quanto riguarda la parte frontale della scheda madre, luci che invece si possono modificare tramite software, luci che troviamo sulla parte destra della scheda madre e posteriori alla scheda madre, quindi nel lato dove c'è il connettore da 24 pin dell'alimentazione. Luci gestibili tramite software che andremo a spiegare un attimo tra poco. Tra le altre caratteristiche troviamo ovviamente 4 slot per la RAM Boost DDR4 con supporto fino a 4400 MHz, e abbiamo 3 porte PCI Express 16x funzionanti, la prima 16x, la seconda 8x, la terza 4x. Se inserite più schede video, funzionamento è di 16x4x oppure 8x4x. Supporta due schede video per quanto riguarda Nvidia e quindi Sly, 3 schede video Crossfire di AMD. Per quanto riguarda le espansioni, abbiamo ulteriori 3 slot PCI Express da 1x, 2 slot per SSD di tipo M2 ed ulteriori 6 porte SATA 6 gigabit per secondo. Ovviamente sulla scheda madre troveremo tutti i connettori per quanto riguarda le ventole di tipo RGB e anche i classici connettori 4 pin per quanto riguarda appunto le ventole e anche sistemi liquido. Per quanto riguarda appunto la gestione delle luci, tutto tramite Mystic Light, si può appunto giostrare tramite software e anche tramite Dragon Center, che è un altro software che andremo a descrivere velocissimamente tra poco. Mystic Light che ci consente non solo di gestire le luci posteriori della scheda madre, ma anche ulteriori prodotti MSI che supportano questa funzione, come ad esempio la GeForce GTX 1660 Ti, che ho installato all'interno sempre di MSI ovviamente
del case Vampiric, sempre di MSI, case del quale abbiamo già fatto una recensione che trovate a fine video e anche qui in descrizione. Scheda video, dicevo, che stiamo testando e vi mostreremo per quanto riguarda i test a breve, e che è gestita proprio per quanto riguarda le luci tramite il Mystic Light. Non solo dunque Mystic Light, ma dicevo Dragon Center, un software interessante che ci consente di gestire non solo per quanto riguarda il comparto illuminazione e quant'altro, ma anche un boost per quanto riguarda delle funzioni audio e LAN, e soprattutto il comparto overclock e gestione delle ventole. Tramite il Dragon Center possiamo dunque overclockare tramite software il nostro sistema. Noi abbiamo provato un i5 9600K, abbiamo tirato tutte le ventole a palla, però dobbiamo ammettere che la gestione dell'overclock, almeno per quanto ci riguarda, è sempre più comoda e un po' più certosina da BIOS, che in questo caso ci consente di effettuare questa operazione in maniera eccezionale. BIOS user friendly, disponibile praticamente in due modalità: la modalità un po' più easy e quella advanced, che nonostante il nome è comunque abbastanza user friendly e facile da utilizzare. Abbiamo proprio una sezione relativa all'overclock, dove possiamo andare a modificare voltaggi, moltiplicatori e frequenze di CPU e di RAM, che tramite il menu a tendina proprio all'interno del BIOS può arrivare fino a ben 6000 MHz da appunto menu a tendina. La scheda madre è data per 4400 MHz, però le vie del Signore sono infinite, come direbbe qualcuno. Noi abbiamo tirato l'i5 9600K a 5 GHz stabili e benciati, non ci siamo spinti oltre, abbiamo applicato un overvolt fino a 1.375 volt. Solitamente cerchiamo di non andare mai oltre l'1.35, non siamo andati oltre, nonostante il sito di MSI mostri una guida per l'overclock di questa scheda madre con i processori appunto Intel, e consiglia di andare anche oltre l'1.4, noi non ci vogliamo spingere oltre questa soglia che abbiamo stabilito, 5 GHz benciati. Abbiamo rilevato temperature intorno agli 83-84 gradi, nonostante il dissipatore liquido Antec Mercury da 360, quindi non siamo andati oltre. Stabilissimo, il funzionamento è perfetto, l'overclock appunto tramite BIOS è semplice e ci consente di modificare ogni minimo dettaglio. Per quanto riguarda le performance di questa scheda madre, è una Z390 e at default ovviamente le performance sono in linea con le altre soluzioni dotate di questo chipset. È dunque un chipset che gira leggerissimamente meglio di uno Z370, anche se poi ovviamente le performance sono lì, perché la differenza tra i due chipset è proprio risicata. Detto questo, nella link, cioè qui in descrizione, nel link in descrizione troverete tutti i test che abbiamo effettuato con questa scheda madre, quindi anche degli screenshot relativi all'overclock, al BIOS e quant'altro. Vi esorto a lasciare un commento al video e quindi qui sotto la descrizione, iscrivervi al nostro canale di YouTube, seguirci sui social e in particolar modo su Instagram, dove arriverà un contest e potrete vincere dei gadget, però dovete ovviamente seguire il canale. Per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware un saluto, ciao a tutti.